fare, visto che la tematica è la stessa e diciamo un po' si vede di inopportuno, faccio adesso un intervento che sono riparto perché così diamo completezza alla, alla discussione. Allora, vediamo il punto centrale.
Il problema della risonanza deve essere affrontato fondamentalmente su due piani: il piano medico e il piano geopolitico, inteso geopolitica politica di un territorio. È lì che vanno giocate le carte, la questione. E allora dobbiamo assolutamente partire, iniziamo a partire dal punto medico. Io credo di avere qualche piccola competenza per poter parlare in merito, intanto a partire dal titolo dell'ordine del giorno. Dire risonanza fissa non significa dire nulla. Risonanza fissa per l'azienda non significa nulla, ma fissa c'è già. Se poi si può fare riferimento alla risonanza con il body fissa, significa non dire nulla lo stesso, perché esistono risonanze total body fisse a basso campo magnetico da 0,4 tesla che tantissimi esami non si riescono a fare, quindi una risonanza inutile se non in un contesto di studio privato finalizzato per altre cose, ma non per me. E allora cominciamo con i termini giusti. Scusate, non voglio sembrare un professore, però si parla di risonanza d'alto campo magnetico. Perché è quella che serve? Ma non serve solo a Tolmezzo. Serve anche a San Daniele, per cui la battaglia che bisogna fare con San Daniele è che la risonanza vada anche a San Daniele, dove l'ospedale è un ospedale di buonissimo livello, serve un territorio molto vasto in termini di università, ma va fatta insieme per questo motivo. Se la mediazione deve essere fatta una mediazione al rialzo, non al ribasso. Il sindaco di Gemona, che è qui presente, Paolo, te lo dico sinceramente, lo sai che non ho nulla contro Gemona. Però in questo momento storico, è anacronistico prendere una risonanza ad alto campo e metterla in un ospedale che non è più per acuti di fatto. Perché, scusatemi un attimo, nel momento in cui in pronto soccorso arriva uno con un sospetto ictus dell'angolo tonto cerebellare, pensate forse che uno sia facile prendere uno intubato e portarlo a Gemona per fare una risonanza? E quello viene qui. Allora, parliamo in termini medici. Termini medici significa che a Tolmezzo una serie di professionisti ci sono. Anch'io ho fatto dei passaggi come la dottoressa Galizia sulla direzione medica generale sanitaria, ma ho fatto di più, io ve lo dico, non dico di lei, io dico quello che ho fatto io, non so se l'ha fatto lei, so per certo quello che non ha fatto, a meno che non l'abbia fatto in queste ultime 12 ore. Non è passata dalla persona, dal referente, dalla persona più importante, cioè il primario di neurologia dell'ospedale di Tolmezzo, che chiede un parere. Allora ho fatto un passaggio anche sui colleghi primari e non primari dell'ospedale di Tolmezzo, che lavorano a Tolmezzo ma che lavorano anche a Gemona. Medico, non ha senso la risonanza d'alto campo a Gemona. Poi possiamo far tutto, ma dobbiamo essere coscienti di questo. Punto numero due. Allora cominciamo a valutare, quanto diavolo può venire a costare questa risonanza. Si chiama azienda, cioè, no? La nostra azienda è sempre stata virtuosa. Se in Friuli Venezia Giulia sia un'azienda virtuosa, è la nostra. In un piano sanitario aziendale di 3 anni fa, il dottor Zanelli aveva individuato le risorse, sono stati fatti dei lavori, 2 anni in mezzo alla polvere. Forse la dottoressa si è dimenticata perché era nella sala, ma io che ci sono stato in mezzo senza chiudere niente
Abbiamo mangiato polvere nel senso più letterale del termine. Abbiamo ristrutturato un posto dove mettere la risonanza magnetica. E c'è della pronta, la sala è pronta. E cosa che fine farà? Forse verranno messi i computer per il PACS, il nuovo sistema informatico regionale. Quindi spendiamo centinaia di migliaia di euro pubblici per mettere 4 computer. Ma perché l'azienda, tra l'altro, aveva fatto questo passo? Perché evidentemente erano arrivate delle rassicurazioni. Rassicurazioni che non le sto inventando io, ragazzi. Le assicurazioni sono datate 2009 da Tom, dal consigliere Cacicchi, in cui arrivava. E queste sono interviste mai smentite. Incontro con il dottor Zanelli, preso in contropiede addirittura, in un'occasione, e dice: sono contento di questa notizia, non la sapevo, ma questa notizia mi riempie di gioia. E allora andiamo a vedere questi conti, perché se non facciamo filosofia, facciamo poesia, facciamo tutto per la dottoressa Grizia. E allora vediamo i conti e vediamo se magari, chiedendo ad una qualsiasi delle persone, non dell'Alto Friuli, non del Friuli, ma del mondo, non ci danno ragione. La battaglia che lei deve portare avanti come assessore del comune di Tormezzo è questa. Scusi se glielo dico, a meno che non è assessore dell'universo mondo, lei è assessore del comune di Tormezzo, del comune di Tormezzo. E allora i dati sono questi, che ogni anno per il servizio di unità mobile ad Alto Campo, che peraltro, aperta e chiusa parentesi, non possiamo fare tutti gli esami con quella che viene, spendiamo 200 in media, 290.000, 280.000 euro. No, non si possono fare tutti gli esami. Su quella che viene, quella che forse verrà. 280-290.000 euro. Con frequenza settimanale. Stiamo parlando dell'unità mobile. Questa qui, questa risonanza, viene da 4 anni circa, 4 volte a settimana. Quindi 200, già abbiamo speso 280.000 euro. Scusa, 4 volte al mese. Dal 1998 però, che viene la macchina, prima aveva una frequenza quindicinale, e il costo era all'incirca, prima in lire, di 10 milioni di lire, 4.500-5.000 euro, quindi 130.000 euro più o meno all'anno. Fermiamoci soltanto sul dato del 2010. Il 2010 si sono spesi in azienda 292.000 euro per il noleggio della macchina. A questi vanno aggiunti, sempre solo 2010, 345.000 euro di risonanze pagate a studi privati fuori convenzionati, eseguiti da gente residente in Alto Friuli, per un totale di circa, spagna, 650.000 euro. Ora, l'assessore Kosic non può venire a fare dichiarazioni del tipo: non è pensabile avere tutto dappertutto, sarebbe irrazionale sia per ciò che riguarda un aspetto economico. Qual è l'aspetto economico irrazionale? Scusatemi, una risonanza, a parte che la si possa avere come vuole, ma una risonanza adatta per il nostro ospedale, che permette di fare tantissime cose, viene a costare 1.200.000 euro. Ne abbiamo spesi solo nel 2010 650.000. Non è un problema economico. Allora, non è un problema economico. Questi conti li fanno tutti i cittadini del mondo. Penso che, spero che non veniamo. Oltre, in maniera estremamente rispettosa nei confronti dei professionisti che stanno addentro, e vi posso assicurare che tra questi professionisti che fanno risonanza total body, io non ci sono, perché non è compatibile.
competenza mia. Questi professionisti, dice l'assessore Cosice, in campo sanitario non si può fare tifo, bisogna fare scienza. Non credo che le diagnosi possano essere influenzate dall'anagrafe o da altre ragioni. Va superata questa visione autarchica delle aziende comuni che in qualche maniera occorre occorrono persone con funzioni specialistiche. Io rispettoso nei confronti dei miei colleghi. Ma come si permette una persona, io lo dico, da ex candidato alle regionali che ha contribuito all'elezione del presidente Tondo, lui che è stato nominato e che non ha avuto la faccia, non ha messo la faccia, andasse a cercare i voti, come si permette di dire certe cose dei professionisti? E lui che competenza aveva in materia? Allora, ritorniamo ai numeri, quindi quello è il dato economico. Dato invece numerico, mi fermo al 2011. Primo semestre 2011, risonanza mobili. Non posso neanche dire a martedì, perché martedì la Tricamera ha avuto un incidente e non è arrivato. E sono saltati gli esami. Sapete cosa significa saltare gli esami? Significa che c'è un problema di riorganizzazione pazzesca. Perché magari gente che era arrivata dalla bassa Fiulana, gente che era stata ricoverata a posto, cioè avendo la risonanza sul posto, evidentemente questo tipo di disagio è estremamente limitato. Chiaro, può andare in blocco la macchina, però il blocco lo recuperi subito. Allora, dell'unità mobile nel 2006, parliamo di numeri. Sono state eseguite 407 risonanze nel primo semestre 2011. Di questi 73 fuori AS, quindi ad occhio un 17-18%. Ma il dato che deve fare riflettere è quello della risonanza che noi abbiamo fissa all'articolare, quella a basso campo, che permette solo fare articolazioni. Nel primo trimestre 2011, visto che le liste sono fisse, per cui dato il dietro vale per tutti gli altri trimestri, sono quelli. Nel primo trimestre sono state eseguite 499, facciamo 500 per far conto, 500 risonanze articolari. Di queste 500, 150 di pazienti fuori ASL. Cosa si chiede il 30%? E allora cosa significa questa roba qui? Significa che se noi abbiamo la risonanza a Tolmezzo, che è facilmente raggiungibile tramite autostrada da qualsiasi praticamente punto, che gente che viene su da Povoletto, gente che viene su da Campoformido, gente che viene su da Pallanova, se abbiamo la risonanza la macchina funziona. E allora torno alla questione e vado verso la conclusione, che è quella che mi sta più a cuore: geopolitica, politica del territorio. Scusate, domanda: quanto impiega mediamente una persona che guida in maniera adeguata, partendo da Sauris, da Formia Volte, Formia di Sopra, per arrivare in ospedale a Tolmezzo? Convenite che impiegherà 4-50 minuti? E se trova due camper davanti a un camion con la legna sopra? E l'inverno con la strada ghiacciata? E allora, a queste persone bisogna necessariamente mettere gli altri 25 km per arrivare a Gemona, o 40 per arrivare a San Daniele, o altri 30-35 per arrivare al Tricesimo. Vogliamo prestare un po' di attenzione alla gente del nostro territorio che ha tutti i diritti, perché pagano le tasse esattamente come tutti gli altri, pagano il riscaldamento esattamente come tutti gli altri quando hanno 7 mesi di presa.
vogliamo cominciare a prestare un po' di attenzione alla gente del nostro territorio. Perché attenzione, uno di Sapiens o di Forni, al limite, nella peggiore delle ipotesi, prende la corriera e arriva. Anche se anziano, ma uno che deve andare a Genova o a San Daniele partendo da Forno di Sola deve farsi accompagnare. E allora, scusatemi, e qui lo dico, l'assessore Kosic avrebbe dovuto, mi avvio verso la conclusione, avrebbe dovuto fare un ragionamento più completo e dire: cari amici, noi stiamo facendo questa iniziativa, io ho criticato esattamente Beltrami all'epoca, esattamente come sto criticando Kosic adesso, lo facciamo per risparmiare. E tu su chi stai scaricando? Su chi stai scaricando le spese? Le stai scaricando su chi si deve prendere un giorno di ferie per andare giù a Manzano? Su chi deve mettere la benzina? L'autostrada? Quindi sta scaricando, se questo che vogliamo, sui nostri cittadini delle spese che sono di competenza della regione. E come dire, chiudo, perché io non voglio pensare male, anche se in tanti hanno pensato male, tantissimi hanno pensato male. Su 18-19 risonanze presenti in regione, vediamo dove sono ubicate queste famose 18-19 risonanze. Ce ne sono 3 a Udine, di cui uno da 3 Tesla, che non può essere utilizzato nell'assistenza ma solo per ricerca, e viene utilizzato dal SESA di Trieste, dalla nostra famiglia e dall'Istituto di Radiologia dell'Università, non viene utilizzato quindi per assistenza. C'è una macchina da 1,5 Tesla e uno da 1 Tesla che lavorano dal lunedì al sabato, come di dalle 8, scusate, alle 9:30 tutti i giorni, il sabato, 9:30 di sera, scusate, il sabato dalle 8 alle 14, quella da 1,5 Tesla aperta 24 ore su 24 per le urgenze. Le altre risonanze sono all'ospedale di Pordenone, 1,5 Tesla, sono all'ospedale di Gorizia, 1,5 Tesla, sono a Cattinara, 1,5 Tesla, poi di quelle pubbliche pago, e poi ce ne sono 2 particolari, che sono quella del Burlo e quella del Diagliano, che per quanto pubbliche sono dedicate chiaramente ad alcune cose su cui non si può fare affidamento. E allora le altre dove sono? Sono le strutture private. E scusate, come si fa a dire che il pubblico non regge se non mette in condizione il pubblico di funzionare? In radiologia a Tolmezzo, se i miei colleghi sono dei professionisti validissimi che ci invidiano dappertutto perché lavorano come Dio comanda, perché se no non si capisce perché sprecare soldi pubblici di 290.000 euro l'anno per darlo a 6 incapaci. Allora, o sono incapaci e non gli dai nulla, o sono gente valida. Chiudo con questa notizia. La provincia di Udine, una delle motivazioni per cui non si vuole mai portare la risonanza in ASL numero 3 in generale è perché è scarsa la numerosità. Siamo 80.000, giusto? Bene, quanto siamo in provincia di Udine? Abitanti? 560 circa, 550, sì, benissimo, facciamo 550, le risonanze tra pubbliche e private, no? Sono 9, circa, quindi quanti? Una ogni 40-50.000 abitanti. Beh, e la nostra ASL che non ne può avere una ogni 80.000. Allora, questi sono i dati. La poesia, la politica, il politicante, il politichese, mettiamocelo lì. Questi sono i dati, questo è il territorio. La battaglia, dottoressa Galizia, se la vuol portare, la porto insieme all'ospedale di Gemone e San Daniele, ma per avere
le due risonanze a San Daniele e a Tolmezzo, anche perché in questa maniera, paradossalmente, i più avvantaggiati sono i cittadini di Gemona, che nel raggio di 30 km hanno risonanze Udine, San Daniele e Tolmezzo più Tricesimo. Grazie. Allora, scusate, ripeto, non ho nulla contro Gemona. Il mio è un ragionamento prettamente medico e, scusate, geopolitico.